Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Gli annunci trionfalisti dell'ASP sulla futura attivazione dell'UTI, unità di terapia intensiva neonatale, della Breast Unit all'ospedale di Cela, sono solo un espediente per mascherare il vero fulcro della questione, la tempistica. Lo ha detto il sindaco di Cela Domenico Messinese commentando le risultanze dell'ultimo consiglio comunale monotematico sulla sanità. Nessuno mette in dubbio i diritti acquisiti dall'utenza del Vittorio Emanuele, ha continuato il primo cittadino, ma il problema riguarda le gravi responsabilità che hanno fatto slittare le coperture finanziarie. Come chiarito da più conferenze dei sindaci con l'assessore alla salute Baldo Gucciardi, l'ASP di Caltanissetta ha commesso imperdonabili errori nella valutazione economica, determinando un tetto di spesa inferiore a quella del 2014. Solo questo sarebbe sufficiente a provocare con un atto di dignità un passo indietro da parte del manager Carmelo Iacono. Messinese così concorda con le richieste di dimissioni avanzate da alcuni consiglieri comunali. Oltre alle responsabilità, bisognerà anche cercare di aggiustare il tiro. Se è vero che dal Ministero della Salute verranno ridimensionati alcuni servizi dell'ASP Nissena, continuate il sindaco, chiederò ufficialmente all'assessore regionale Gucciardi di dirottare su Cela i fondi che in questo caso avanzeranno. Con il componente della giunta regionale attendo inoltre ancora un documento che giustifichi un'altra vicenda. L'ASP, ha raccontato il sindaco di Cela, deve fare chiarezza sulle molte culle termiche trovate inutilizzate dentro un magazzino dell'ospedale Vittorio Emanuele e che a voce di popolo attendono da anni di essere adoperate per la creazione dell'UTI, unità di terapia intensiva neonatale, e invece per l'azienda sanitaria servono solo da riserva. Si terrà oggi alle 19 nello stabilimento Campi Siciliani ex Zappalà, sulla statale 115 Cela Licata, l'incontro promosso dal Partito Democratico nell'ambito del progetto Sicilia 2014-2020, programma di sviluppo rurale. Sarà presente l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Craclici e previsti gli interventi del deputato regionale Arancio, del segretario provinciale del PD Gallè, del presidente del consiglio comunale di Cela Alessandra e del capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotti. L'introduzione dei lavori è affidata a Toni Gancarossa, presidente dei Campi Siciliani. Saranno presenti i sindaci del comprensorio e le associazioni di categoria. In occasione delle festività del Natale, l'Unitas sottosezione di Cela sarà presente il 5, 6, 12 e 13 dicembre prossimi in piazza Umberto I, in via Palazzi, angolo via Albania, in viale Corte Maggiore, nei pressi dei muretti di Macchitella e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna ai diversamente abili. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.